Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo annunciato, andiamo a presentare il libro I graffiti di Venezia. Abbiamo gli autori, sono due, come abbiamo detto, Alberto Tosofei, e poi passiamo ad Esima Rangon, ma iniziamo la nostra narrazione, presentazione con storico scrittore Alberto Tosofei, che abbiamo in collegamento. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno ad Alberto, salutiamo anche Desi, che poi ovviamente diamo la parola. Allora Alberto, mi sembra un lavoro veramente mastodontico, 5 anni di lavoro, insomma siete andati in giro per Venezia a raccogliere tutti i graffiti possibili. Abbiamo portato il nostro corpo ovunque in città e sulle isole, ogni calle, corte, fondamenta che voi riusciate a immaginare l'abbiamo percorsa alla ricerca di questi segni che sono segni antichi. Noi abbiamo raccolto circa 6.000 graffiti, dai più antichi che siamo riusciti a trovare, ci siamo fermati nel dopoguerra, circa 1945, tralasciando chiaramente tutta la parte moderna. È un apparato pazzesco che racconta chiaramente la storia. È un libro, insomma, che vive tantissime storie attraverso i segni. Allora, sentiamo anche la voce adesso di Desi Marangon, storica, divulgatrice, che salutiamo. Pronto, Desi? Buongiorno a tutti. Eccola, buongiorno a lei, buongiorno a tutti in ascolto. Eccola qua, Desi, sentiamo per la prima volta. Insomma, Desi, vedo che qui avete fatto un libro di 240 pagine, quindi graffiti un po' di tutti i tipi. Allora, come si legge un graffito, Desi? Perché non è sempre facile capire cosa significa. No, anzi, è difficilissimo non solo leggerlo, perché molte volte queste lettere hanno delle forme strane, no? Magari un po' goticheggianti, un po' antiche, qui non siamo neanche più abituati, ma anche alle calligrafie esistono 200 anni fa, non ci siamo più abituati, è difficile leggerle. Però questi segni sul muro, a parte che molte volte davvero non sono leggibili, perché magari i muri si rovinano, gli intonaci cadono, però bisogna anche trovare la luce giusta, quindi serve questa luce radente, anche del cellulare, basta anche solo quello. Messa radente di notte è ancora meglio, è anche più interessante leggerli, oppure addirittura quelli dipinti di notte scompaiono, quindi dipende davvero dal tipo di graffito che noi andiamo a leggere, che andiamo a vedere, dalle condizioni atmosferiche addirittura, e poi anche dal nostro occhio, perché se non siamo abituati non li troviamo. Però quello che diciamo noi con il nostro libro è che una volta che uno comincia a vederli, li scopre sui muri, pian piano ne vede sempre di più, poi non può più fare a meno di vederli, e a un certo punto ti trovano loro, sono graffiti che trovano te. Noi guardiamo anche le crepe sui muri, vediamo delle lettere, vediamo dei segni, ormai sì, è degenerata questa cosa. Non abbiamo un occhio, insomma, attento a questi segni e a questi graffiti. Graffiti storici, qual è stato l'argomento più trattato dai graffiti che appunto avete scoperto? Ma noi abbiamo diversi capitoli, sono una trentina di capitoli tutti tematici, quindi organizzati per tipi, tutte le navi insieme, tutti i volti umani insieme, quindi diciamo quelli, tra quelli più diffusi abbiamo tantissime croci, ovviamente, che sono dei simboli anche più antichi, sono diffusi ovunque, soprattutto per esempio nei portoni, alle entrate, sulle chiese, figurarsi, è un simbolo praticamente facile, certo, anche da tracciare, sì. No? Poi ovviamente navi, non potevano mancare le navi e i galeoni in una città come Venezia, anche lì ne abbiamo tantissimi, anche di enormi, davvero molto grandi, per esempio su una delle colonne di Palazzo Ducale ce n'è una enorme, che forse aveva anche un significato un po' di pubblicizzare certe attività legate al mare, certe professioni legate al mare. Abbiamo tantissimi volti, curiosamente tutti rivolti verso sinistra, forse un po' alla mano di chi scrive. Anche. Abbiamo anche un capitolo sulle cronache cittadine, cronache che parlano del ghiaccio, dell'acqua alta, delle condizioni atmosferiche, del freddo. Praticamente questi graffiti sono delle cronache vere e proprie, perché chi traccia questi segni racconta che cosa vede, che cosa vive, come se fosse un diario quasi. Certo, quindi insomma spazia da vari temi, ecco, dalla vita quotidiana alla vita storica, alla vita delle date. Quante date ci sono nei graffiti? Perché quelle sono un po' più difficili, almeno sembra a noi, di comprendere. Non sempre sono datati, ovviamente, questa è anche una delle questioni, no? Che ci si pone mentre li si cerca, per capire anche che tipo di età abbiano, ma molti sono datati, per fortuna.
Noi ne abbiamo trovati anche di quattrocenteschi, assolutamente datati, 1474, 1481, altri datati, ma c'è per esempio una data su un palazzo veneziano che è il 28 febbraio 1918, alle 8 di mattina c'è scritto. Ah, anche allora. E cioè, vedete cosa è successo il 28 febbraio 1918 alle 8 di mattina, e c'è, ai noi, uno dei bombardamenti di Venezia avvenuti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Quindi anche questo viene registrato. Oppure, data facilissima, il 14 luglio 1902, peraltro insomma è anche facile capire cosa è avvenuto, perché poi la persona che ha tracciato questa data lo scrive, no? È crollato il campanile di San Marco. Sì. Questo è su un chiostro veneziano, dove per esempio poche arcate più in là si legge 28/4/1945, viva l'Italia libera, perché Venezia fu liberata, no? Il 25 aprile è una convenzione, fu liberata 3 giorni dopo, il 25 aprile. Anche questo sta scritto sui muri di Venezia. Allora Alberto, questi graffiti si trovano, dicevamo, pietre, marmo, legno, muri, ecco. Come facevano a scrivere un po' ovunque, insomma, incidere più che scrivere? È un'incisione, mi pare, no? Il termine forse più corretto. Noi con il termine graffito si intende un po' tutto, nel senso che poi non c'è, no, una definizione univoca. Moltissimi sono graffiati, no, sono fatte incisioni a sgraffio, così si chiamano, e allora lì, sai, quelli più elaborati magari con uno scalpello, ma altrimenti di tutto, chiodi, pugnali, qualsiasi oggetto appuntito possa tracciare un solco. Molti altri sono dipinti, e anche là, rispetto ai materiali, si va proprio dalla pittura, ma quelli più antichi sono in cacciopesto, sono in porpora, ci sono graffiti in pece. E ne abbiamo anche con saliva mista a sangue, nelle carceri per esempio, il fumo, qualsiasi cosa potesse lasciare una traccia sul muro. Sulla definizione di graffito è un dibattito aperto, perché poi ci sono più stratificazioni, cioè se uno pensa alla parola graffito, pensa ai graffiti antichi, no? Addirittura di epoca preistorica, dentro le grotte, le pitture rupestri, però il termine graffito viene utilizzato anche per delle testimonianze che sono modernissime, sicuramente tanti all'ascolto avranno pensato a quei segni sui muri che troviamo oggi nelle nostre città metropolitane, e anche quelli sono graffiti, quindi il termine ha una portata talmente ampia, talmente inclusivo, generico, evocativo, che a noi è piaciuto tanto e l'abbiamo scelto anche proprio per il titolo del nostro libro, perché ci permetteva di includere tutto ciò che di curioso abbiamo trovato sui muri di Venezia, che secondo noi valeva la pena appunto essere salvato, interpretato, registrato e reso accessibile a tutti. Quindi voi avete fotografato questi graffiti e poi riportati sul libro, è così il lavoro insomma di trasposizione? Noi li abbiamo trovati, ovviamente, rilevati, li abbiamo fotografati per immagazzinarne l'immagine e scrivere dove stavano. Poi abbiamo fatto una scelta, chiaramente. Il libro ne contiene circa 600, no? Cioè sono citati, descritti 600 graffiti. Di questi 600, 350 sono anche raffigurati attraverso l'immagine. 150 fotografie di Simone Padovani, che è un bravissimo fotografo, perché poi non è facile neanche fotografarli, appunto, per quanto si diceva prima, no? Che a volte serve una luce radente, a volte serve una luce giusta nel corso della giornata, e quindi 150 foto e oltre 200 rilievi, perché a volte appunto i graffiti non sono pienamente leggibili neanche con una foto, allora si prende il disegno e lo si riporta dentro la pagina del libro. Quindi è un libro di, come ricordavi tu, di 240 pagine che ha 350 immagini, che sono tantissime. Certo, certo. Allora, qua stanno arrivando i messaggi dei nostri ascoltatori. Questo messaggio: toglietemi una curiosità, la pantegana incisa vicino a Cadoro è antica? Si sa il significato? Cosa significa? Allora, la pantegana è quasi certamente antica. Sì. Perché noi abbiamo tracce, sicuramente tracce, descrizioni ottocentesche di quel graffito, che era molto celebre già quando il traghetto di San Felice si trova lì, non lungo il Canal Grande, era conosciuto come traghetto, ecco. E oltretutto, sopra la pantegana c'è una data in numeri romani,
che è il 1644. Non possiamo attribuire con certezza una datazione simile e fa parte ovviamente del libro all'interno di un capitolo che noi abbiamo chiamato il bestiario e l'erbario veneziano, perché sono tutti graffiti di animali e piante che siamo riusciti a reperire, sono anche molto divertenti. Ed è anche in quarta di copertina, tra l'altro, perché insomma era un graffito piuttosto noto. Andiamo un po' a quello che insomma 1480, alfabeto dal quale nasce il cirillico. Ecco, che cosa si tratta a questo punto, Desio, Alberto, insomma? Allora, si tratta di un graffito che appunto riporta questa data. Il glagolitico è in realtà un alfabeto che si utilizzava, diciamo, fin dal Medioevo, ed è un po' l'antenato del cirillico. Tuttavia, il glagolitico è ancora in uso in certe comunità, soprattutto in ambienti ecclesiastici, soprattutto in Croazia, mi viene in mente. Però, diciamo, è proprio un graffito antichissimo, e lei pensi che in realtà gran parte dei graffiti in glagolitico non sono assolutamente documentati. Noi ne abbiamo una a Venezia, è una scoperta incredibile, e l'abbiamo reso pubblico, cioè l'abbiamo reso accessibile a tutti, un tema che è di nicchia anche per gli studiosi veri e propri, non l'abbiamo reso accessibile a tutti, ecco, inserendo questa curiosità. Oltre alla data c'è anche il nome su quel graffito, che è ancora leggibile, che è Blush, cioè che rimane di Blush, e che il primo stampatore croato del primo libro glagolitico della storia si chiamava Blush Baromic, è l'equivalente del nostro Aldo Manuzio, per spiegarci, insomma. Questo ha le statue in Croazia, certo. Ed era a Venezia in quel periodo. Noi sappiamo con certezza che Blaž Baromič nel 1470-80 era a Venezia a imparare proprio a stampare, e certo. Quindi è verosimile che questo graffito in glagolitico sia di sua mano. Allora il graffito diventa documento? Assolutamente, il graffito è documento, è una fonte sì, perché storica. Abbiamo tanto di data, e l'altro anche l'ora, mi sembra, quindi insomma. Ma tutti i graffiti in realtà sono fonti storiche, Il problema è prima cosa interpretarli e poi quali domande noi facciamo a queste fonti storiche, Sì. Perché se a noi interessano soltanto le fonti storiche che ci parlano della cultura alta, chiaro che i graffiti non ci interessano poi granché. Se invece noi poniamo maggiore attenzione alla cultura che è più bassa, più popolare, di mano popolare, di persone comuni, allora sì, i graffiti ci possono dire tante cose, ci raccontano una storia totalmente inedita, mai narrata da nessuno. Allora, ecco, un altro messaggio, avete parlato del ghiaccio, a che cosa si riferisce? Ecco, prima all'inizio avete accennato anche questo graffito. È un ghiaccio, un inverno terribile del 1709, proprio una memoria dell'inverno longo, no? Viene riportata proprio così, che devastò l'Europa e soprattutto anche Venezia, addirittura si ghiacciò la laguna, poi ci sono delle carestie, ci fu una crisi economica piuttosto importante, e anche queste memorie sono tracciate sulle colonne dei sottoporti di Venezia, vengono riportate. Sì. Aggiungo che ce n'è un altro riferito al ghiaccio, dopo quello del 1709, che è del 1864. È un graffito molto elaborato che scrive memoria dell'anno 1864 del ghiaccio veduto in Venezia, e poi continua che se sta sulle fondamenta 9, no, e se va fino a San Cristoforo, che oggi non esiste più San Cristoforo, che è stato inglobato da San Michele dal cimitero, e spiega che se va a San Cristoforo come su un liston, quindi che si camminava sul ghiaccio. Ponte di Rialto, mi sembra che c'è una data 9 giugno, forse 1588 l'inizio, ecco, a cosa si riferisce questa data? E in realtà, allora, è a San Marco, su due colonne, su due pilastri delle procuratie nuove di fronte al Palazzo Ducale, ci sono due viva che riportano la data del 1588 e un corno dogale. Quella zona di Venezia, quindi davanti a Palazzo Ducale o qua a Palazzo Ducale, è molto ricca di questo apparato. Ce ne sono anche altri a Rialto, a Santa Giustina, e sono tutti inneggianti ai dogi eletti normalmente, no? Noi troviamo i viva, il corno dogale e il nome del doge, Andrea Gritti, Niccolò Contarini e così Antonio Priuli e così andando. In questo caso però la data non fa riferimento all'elezione di nessun doge, c'è un doge perché poi c'è il cappello dogale che è Pasquale Cicogna, che però non è stato eletto quell'anno, è stato eletto 3 anni prima e morirà molti anni più tardi, circa 7 anni dopo, ma il 9 giugno 1588 viene posata la prima pietra del ponte di Rialto, e quindi è come dire reputabile, no? È facilmente immaginabile che sia stato realizzato un po' per propaganda, un po' per gioia,
in occasione appunto dell'edificazione del ponte di Rialto in pietra, così come lo conosciamo oggi. Andiamo poi anche a quello che è un emblema di internet che usiamo tutti, la famosa chiocciola, chiocciolina, tanti la chiamano così, andiamo al 1745, ecco. Allora, questo simbolo dove nasce, l'avete trovato nei graffiti, insomma, cosa c'è dietro questa chiocciolina? Allora, questo simbolo in realtà l'abbiamo trovato appunto in un graffito settecentesco a Venezia, sulla scuola grande di San Marco. In realtà ha un significato molto antico, nasce nel Medioevo, siamo nell'ambito dei mercanti, delle scritture mercantesche, soprattutto a Firenze, ma anche a Venezia, indica una misura, un'unità di misura. Successivamente assume il significato di AD, cioè il giorno, ed è esattamente il significato che ha in questo graffito settecentesco che noi abbiamo qui a Venezia, infatti è riferito proprio a una data e a un anno. E poi a un certo punto entra anche nelle nostre tastiere, no? Con un significato ancora diverso. Tu vuoi dire qualcosa tu, Alberto, su questo? Sì, nel senso che essendo un simbolo commerciale, fino a tutto il Settecento e l'Ottocento, va a finire sulle tastiere delle prime macchine per scrivere, quelle monumentali, no? E la IBM, quando crea il primo computer, prende quelle tastiere commerciali e riporta quindi anche questo simbolo, che però è praticamente già caduto in disuso. Negli anni 70, quando Roy Tomlinson, l'inventore della posta elettronica, deve utilizzare un tasto, no? Deve prendersi un tasto del computer per separare lo user dall'account, e decide di utilizzare quel simbolo. Intanto gli chiedevano nelle interviste, no, ma che bello quel simbolo che hai inventato, no? E lui diceva, guarda, io non ho inventato proprio niente, c'era già sulla tastiera, ma non lo usava nessuno, e quindi me lo sono preso io. Ed è un simbolo del quale le lettere veneziane del Rinascimento, per esempio, dei mercanti sono assolutamente piene. Il primo libro a stampa mai pubblicato, appunto, che contiene questo simbolo è un libro veneziano del 1503, per dire. Quindi, insomma, la nostra chiocciola, chiocciolina, ha veramente dei secoli alle spalle. Insomma, 5 anni di lavoro, di ricerche, di studi, di sopralluoghi, di tanto tempo dedicato a questa ricerca, ma penso sia una grande soddisfazione, una grande scoperta anche, perché, insomma, ci state dicendo cose che magari non pensavamo fossero così diffuse poi a Venezia. No, non lo sono affatto. E tra l'altro questo libro è stato estremamente faticoso proprio comporlo, peraltro, perché non esisteva un modello di libro simile interamente dedicato ai graffiti, no? Perché abbiamo dovuto proprio pensare la struttura, le immagini, i rilievi grafici, i contenuti, ed è un libro che però è divulgativo, cioè ha centinaia di graffiti totalmente inediti, citati dentro il testo, eppure è divulgativo, cioè accessibile a tutti, è sfogliarlo e guardare le immagini e le didascalie. Inoltre, proprio la nostra idea di rendere accessibili questi materiali non si concretizza solo tramite il libro, ma anche tramite i social, perché abbiamo 2 pagine, una Instagram, una Facebook, che si chiama I Graffiti di Venezia, per cui lì continuiamo a dialogare con chi ci segue, a postare anche delle immagini che non abbiamo appunto potuto inserire dentro il libro, e anche a raccogliere segnalazioni di magari persone che trovano graffiti all'interno di casa propria, nei magazzini, luoghi che non sono accessibili pubblicamente. Quindi noi ci poniamo anche come collettori di questa memoria. Certo. Pensate che ce ne siano ancora o insomma avete... Centinaia, forse migliaia. Ecco, un altro libro. Penso Alberto, un no, altro no, libro. Guarda, per noi è una continua scoperta, ma la cosa appunto meravigliosa è che le persone cominciano a cercarci, perché l'altra mattina, per esempio, siamo andati in un ex magazzino diventato studio, no, appena risistemato da parte di una persona, che ha trovato dei segni sulle travi, e sono dei segni bellissimi, sono dei segni di casa che vengono tracciati dagli zattieri, come ricorderete tutti, no? A Venezia il legname veniva portato dalle montagne, dal Cadore, dall'Alto Piano, dagli altopiani, no? E scendeva lungo i fiumi in delle zattere, e a volte questi legni erano già lavorati, cioè già sgrossati, no, squadrati, e venivano utilizzati come travi per i sottoporte, se ne vedono, o nei palazzi, e per contrassegnare il proprio legname e differenziarlo da quello degli altri, ogni zattiere aveva un suo segno di casata, e ancora oggi si possono leggere appunto incisi sulle travi veneziane.
Certo, molto interessante. Quindi, insomma, graffiti che spaziano dalla storia, abbiamo sentito i nomi dei dogi, Andrea Gritti, Cicogna, ai lavori, ai mestieri, come appunto state dicendo adesso, e a episodi magari più comuni della vita comune di tutti i giorni. Quindi spaziano nella vita quotidiana di secoli e secoli fa. Assolutamente sì. Ti cito questo graffito divertentissimo a proposito di spazi non pubblici. Questo si trova su una scala di servizio di un vecchio palazzo veneziano che è chiusa da tempo e che porta su un'altana e viene usata poco. Dentro questa scala di servizio, su un intonaco, c'è un'incisione. 6 ottobre 1783, Segavemo sposato. Ah, dai! È una cronaca assolutamente privata, ovviamente, sì, noi non sì. sappiamo chi siano i fortunati sposi convolati a nozze, però vedi che a distanza di 250 anni ancora si serve a memoria di quel matrimonio che auguriamo agli sposi di allora sia stato assolutamente felice. Certo, quindi vita pubblica e vita privata, ecco, abbiamo anche queste date. Come date più recenti cosa sono? 1900 con la Seconda Guerra Mondiale, mi pare. Allora, noi ci siamo fermati nell'immediato dopoguerra, c'è il graffito della liberazione, il graffito di un soldato americano. Di un mese dopo, il 28 sì. maggio, e poi ci sono alcuni graffiti, viva il re, abbasso il re, che sono riferibili al referendum del 2 giugno 1946, sì. lì diciamo ci siamo fermati. Abbiamo uno sforamento carino, simpatico, perché tra gli anni 50 e 60 abbiamo trovato 3 viva Coppi e un viva Barta di Campione. E ultimo di tutti, in ordine cronologico, il primo è del 1020-1040, sono le rune di King che stanno sul Leone del Pireo all'ingresso dell'arsenale. L'ultimo è un graffito del 1973 ed è all'ingresso, è in uno spazio non percorribile, non visitabile, sono gli spazi di servizio della Chiesa del Redentore che conducono alla cupola. E se voi ricordate, quando entrate nella Chiesa del Redentore c'è la grande statua del Cristo Redentore, no? Che vi guarda dalla sommità della cupola, c'è una balaustra. E prima del varcare l'ultimo ingresso c'è una scritta fatta dal signor Camuffo, appunto, e che dice che nell'inverno 1972-73 sento Predese più sento Scaini 4 volte al giorno per giustare a statua del Cristo Redentore. Ecco, e anche questo, anche insomma, questo è una memoria di lavoro, certo. che abbiamo inserito in un capitolo dedicato appunto a questo, e una forse anche delle più divertenti. Ma veramente anche questo molto simpatico e molto bello. Bravi, complimenti! Grazie. Ecco, veramente avete fatto un libro nuovo, inedito, troveremo cose mai viste, mai sentite, che ci riportano sia nella vita pubblica di Venezia, ma anche in quella privata, nella fattispecie un matrimonio, insomma, ecco, celebrato in quella data. Grazie davvero Marina, grazie a voi. Grazie ai radioascoltatori e a presto. Grazie a voi, mi stanno arrivando i complimenti degli ascoltatori, quindi ve li giro tutti a per voi. Bene, alla buona prossima, serata. grazie, arrivederci.